Signor Presidente, colleghe e rappresentanti del Governo, il presente decreto-legge è stato emanato con lo scopo di risolvere una serie di problematiche legate all'edilizia residenziale, ma in realtà affronta una parte molto limitata dell'emergenza in atto del mercato immobiliare. La crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha avuto effetti particolarmente gravi, soprattutto nel comparto abitativo, che tradizionalmente ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell'economia nazionale. Tuttavia, la domanda abitativa permane su livelli molto elevati, mentre le condizioni del mercato immobiliare rendono l'accesso alla casa mediante acquisto sempre più difficile per diverse fasce di popolazione, soprattutto per carenza di un'offerta a prezzi compatibili rispetto al reddito. D'altra parte, il mercato immobiliare risente l'inasprimento delle tasse sulla casa e in generale sulla proprietà edilizia. Gli ultimi governi, a partire dal governo Monti, il governo Letta e l'ultimo governo Renzi, hanno prodotto vere e proprie patrimoniali sulla proprietà edilizia, l'IMU, la TASI, la TARI, la IUC. Sono queste tasse, infatti, che oggi bloccano gli investimenti sul mattone, producendo l'arresto dell'economia nazionale. Oggi avere una casa è un costo. Non ne parliamo cosa significa in termini di bilancio familiare una seconda casa, anche se spesso è ereditata dai genitori. Oggi, infatti, pochissimi investono sulla casa e questo provvedimento non è certo in grado di smuovere il mercato. Rispetto alle tantissime necessità, alle reali emergenze abitative del mercato immobiliare, sono pochissime le risorse messe a disposizione. La quota emergente delle risorse messe a disposizione, pari a 500 milioni di euro, proviene dal fondo revoche della legge obiettivo. Infatti, gli articoli 4 e 10 prevedono il finanziamento da tale fondo di un piano di recupero e di manutenzione straordinaria degli alloggi ex IACP e l'incremento dell'offerta degli alloggi sociali. Il nostro gruppo è decisamente contrario a tale norma che, oltre a costituire violazione della sequenza autorizzativa dei documenti di programmazione economica previsti dal cosiddetto semestre europeo, in quanto vengono meno gli impegni assunti con l'allegato infrastruttura al documento di economia e finanze, priva poi anche e soprattutto il Paese e i cittadini di infrastrutture strategiche, ferrovie, strade, porti e aeroporti, che da anni sono in attesa di finanziamento, magari anche con i progetti pronti e approvati, e ora avevano quasi sperato di giungere alla meta, proprio con il fondo revoche. Certo, il nostro gruppo condivide l'incremento del fondo nazionale per il sostegno agli affitti, ma le modifiche apportate dal decreto legge alla disciplina della gestione di tale fondo non hanno tenuto conto di alcune nostre proposte emendative, neppure, fra l'altro, prese in considerazione, in quanto i soliti tempi stretti ai quali ci avete purtroppo abituati, hanno mortificato completamente il confronto parlamentare. Le nostre proposte emendative erano tese ad introdurre nuovi parametri per stabilire il beneficio dei contributi di sostegno all'affitto, tra i quali e soprattutto la considerazione come parametro essenziale per l'assegnazione dei contributi degli anni di residenza delle famiglie nel territorio comunale. Troppo spesso, infatti, i soggetti stranieri con redditi bassi ricevono il contributo per la locazione dal comune, mentre le famiglie italiane, da sempre abitanti nel territorio comunale e che da sempre versano le tasse, si vedono continuamente negato il contributo per la locazione. L'articolo 8, che prevede il riscatto dell'alloggio sociale dopo almeno 7 anni, tiene soprattutto conto degli interessi dell'affittuario, senza salvaguardare anche gli interessi del proprietario dell'immobile. Sarebbe invece opportuno individuare soluzioni alternative che sappiano risollevare il settore abitativo, attraverso l'introduzione di una specifica normativa per regolamentare in modo chiaro tutte quelle fattispecie oggi presenti nella prassi immobiliare, promuovendo azioni volte a garantire trasparenza e sicurezza tra le parti per coloro i quali si avvalgono di tali formule. La riduzione dell'aliquota della cedolare secca prevista invece all'articolo 9 costituisce una riforma parziale per noi, in quanto interessa solo gli immobili a canone concordato tra i sindacati di categoria, situati nei comuni ad alta tensione abitativa. Tale limitazione crea discriminazione tra i cittadini, poiché non solo non tiene conto dei contratti a canone libero, ma nemmeno interessa tutto il mercato delle locazioni a canone concordato.
Sarebbe utile, o sarebbe stato utile, invece, estendere almeno la norma a tutti gli immobili locati a canone concordato sul territorio nazionale, e non solo nei comuni ad alta tensione abitativa, anche magari attuando modulazioni della cedolare secca, secondo il numero degli immobili di proprietà del locatore, riconoscendo così al regime fiscale sostitutivo e agli effetti dell'IRPEF un ruolo propulsivo sul mercato e un valido strumento di emersione del sommerso. All'articolo 5, a seguito degli emendamenti approvati invece al Senato, non risulta chiara per noi la retroattività della norma che, per combattere l'occupazione abusiva di immobili, prevede che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, rendendo nulli gli atti emessi in violazione di tale divieto. Ciò va a scapito di tanti piccoli proprietari che già sono coinvolti in situazioni di occupazione abusiva del proprio immobile. Complessivamente, il provvedimento tutela e agevola soprattutto gli inquilini degli alloggi, non riconoscendo agevolazioni fiscali adeguate ai proprietari, nonostante la diffusione della piccola proprietà immobiliare nel nostro Paese e il ruolo importante che il piccolo proprietario immobiliare svolge per la società. Il testo del decreto in molte parti è confuso e è stato corretto molto nei suoi passaggi fondamentali al Senato, ma secondo noi resta un provvedimento parziale e non risolutivo per l'emergenza abitativa e l'emergenza immobiliare che attraversa il Paese. C'è anche, infine, da sottolineare che l'esame alla Camera del provvedimento è stato ridotto in pochissime ore, certamente non sufficienti ad affrontare le problematiche di un provvedimento complesso come questo. Per tutti questi motivi il nostro gruppo, il gruppo Lega Nord e Autonomie, voterà contro la conversione in legge del decreto legge numero 47 del 2014, che ottenete grazie all'ennesima apposizione di fiducia. Grazie. Grazie, onorevole Rondini. È iscritto a parlare il deputato Vargiu.